Anticipazione una vita. Trama puntate dal 6 al 12 maggio 2019. Silvia sposerà Zavala. Lunedì 6 maggio 2019. Alcuni mesi più tardi, Inigo e Flora, i nuovi cioccolatieri, contando esclusivamente sulle loro forze e impegnandosi al massimo, riescono a portare la deliziosa agli antichi fasti. Il Cervera però continua a occuparsi di attività di contrabbando. Leonor lavora la biografia di Cesar Cervera, il padre di Inigo, e si reca da quest'ultimo in cerca di un sincero parere su quanto scritto. Cosa ne penserà l'uomo che è sempre più attratto dalla bella Hidalgo? Martedì 7 maggio 2019. Puntata pomeridiana su Canale 5. Martin vuole stupire Casilda con una sorpresa: festeggiare l'anniversario di matrimonio. Zavala chiede la mano di Silvia al Reyes. La gravidanza di Blanca prosegue senza grossi intoppi. Aim riceve una lettera da parte di Diego. Nonostante il progredire della malattia, cosa non vera, riesce a lavorare senza grossi sforzi. Blanca non è ancora riuscita a dimenticare il suo amato e non ha nemmeno ancora perdonato Haim per quello che le ha fatto. Ursula dice a Samuel che tutti i suoi problemi sarebbero scomparsi se Diego fosse morto per davvero. Martedì 7 maggio 2019. Puntata serale su Rete 4. Samuel e Ursula sono ai ferri corti. La disenta nota che sua figlia è ben integrata in quartiere e ha dato splendido rapporto con le signore della borghesia. Arrabbiata cerca di isolarla e progetta un riavvicinamento forzato tra lei e Samuel. Silvia, sconvolta dalla proposta di matrimonio di Zavala, chiede tempo per rifletterci su. Quando lo rivela ad Arturo, nota che il colonnello non è affatto dispiaciuto e resta molto delusa. Il Valverde, quando ritorna a casa per poco, non scoppia a piangere. Martin spiega ai suoi amici che intende organizzare una grande festa in occasione del primo anniversario di matrimonio con Casilda. Carmen intanto è ancora respinta in soffitta. Rosina condivide con Liberto la sua preoccupazione per il fatto che Flora non sembra felice accanto a suo marito. Leonore invita i cioccolatieri a cena. Inigo si rifiuta e incoraggia sua moglie a presentarsi da sola. La situazione nelle miniere è sempre più difficile. Blanca si preoccupa per Diego quando scopre che gli operai stanno organizzando delle pericolose sommosse. Mercoledì 8 maggio 2019. Silvia accetta la proposta di matrimonio di Zavala e intuisce che qualcosa di importante riguardante i rapporti tra l'uomo e Tamayo sta per accadere, ma non riesce a scoprire bene cosa. I due intanto fanno pressione sul capo della sicurezza del Palazzo Reale per ottenere massima collaborazione nell'attentato ai danni del re. Rosina ha la gotta e non può passare la serata all'opera con Liberto. Spinge l'uomo ad andare lo stesso e a farsi accompagnare da Flora. Leonor non ne può più, accusa Inigo di mentirgli riguardo alle storie che racconta su suo padre. La ragazza poi incontra Blanca e le fa una grande promessa: indagherà su ciò che le sta nascondendo Diego. Giovedì 9 maggio 2019. La situazione alla miniera intanto si fa sempre più complessa. Gli Aldai e Blanca sono molto preoccupati per l'incolumità di Diego. Riera torna in quartiere con notizie importanti sul passato di Ursula e inizia a flirtare con Carmen. Leonor fornisce a Blanca informazioni segrete su Diego, ma non si accorge che la Sannurio la sta ascoltando. La domestica poi raggiunge Ursula per spifferarle quanto rigliato. La disenta a sua volta riporta il racconto a Geronimo Ribau, un imprenditore che è contro le proteste dei lavoratori, facendo andare nei guai Blanca.
Quando la Hidalgo scopre il fattaccio, incolpa la sua amica di aver spifferato a chi non doveva le notizie che ha faticosamente raccolto. Venerdì 10 maggio 2019. Samuel cerca di avvicinarsi a Blanca senza successo. La giovane non vuole affatto concedersi a lui. Nella sua testa e nel suo cuore c'è solo e soltanto Diego. Ursula fa una proposta alla figlia. La ragazza la rifiuta. Haim confessa a Samuel di sospettare fortemente della buona fede della moglie. Per lui non è affatto cambiata e inoltre crede che a passare le informazioni sul nascondiglio dei lavoratori sia stata proprio lei e non l'innocente Blanca. Flora e Liberto tornano all'opera. I due sono molto in sintonia. Inigo chiede a Leonor di ascoltarlo e di dargli un'ultima possibilità. Lei però è stanca delle bugie. Silvia rivela a Carvajal tutti i suoi sospetti sul capo della sicurezza. Quando poi l'uomo scompare, presume che Tamayo lo abbia fatto uccidere. Sabato 11 maggio 2019. Dopo gli ultimi avvenimenti, Arturo, allarmato, raggiunge Silvia e le confessa di temere per la sua vita, lasciando intendere di essere innamorato di lei. Martin chiede aiuto a Leonor per organizzare la festa in onore del suo primo anniversario di matrimonio con Casilda. La ragazza accetta di aiutarlo e afferma di essere molto felice e emozionata. Riera riporta a Ursula notizie importanti sulla sua famiglia. Lei così inizia a ricordare parte della sua giovinezza. La disenta poi lo esorta a continuare le sue indagini. L'uomo incontra Carmen. Una serie di equivoci portano Casilda a dubitare di suo marito. Alla fine il ragazzo riesce a stupirla con una proposta bellissima e inaspettata. Lei commossa lo abbraccia fortissimo. Tamayo esorta Zavala a non fidarsi di Silvia. Lei intanto, per ringraziarsi il suo fidanzato, gli dice che non vede l'ora di sposarlo. Larry Yes poi si reca da Arturo per consegnargli personalmente l'invito al suo matrimonio. Domenica 12 maggio 2019. Flora e Liberto ballano e si divertono. Sono molto complici. La donna inizia a vedere il marito di Rosina con occhi diversi, con quelli dell'amore. Inigo intanto dichiara il suo amore a Leonor. Samuel avverte Ursula che il suo matrimonio è in pericolo e mente a suo padre per proteggere la disenta. Blanca si ribella a sua madre e si prende una bella rivincita su suo marito. La Dark Lady ha ormai in pugno Samuel e gli ordina di far valere i propri diritti di marito sulla moglie. Deve darle una bella lezione. La ragazza però con coraggio affronta Samuel e gli dice chiaramente che non avrà mai il suo cuore. Nel frattempo Ursula fa di tutto per rompere l'amicizia tra Leonor e sua figlia, che considera troppo pericolosa per i suoi piani. Zavala e Silvia preparano il loro matrimonio in fretta. La Reyes dice che la sua famiglia non parteciperà e inventa una valida scusa per non destare sospetti su di sé. La sofferenza di Arturo intanto aumenta quando Zavala gli propone di fargli da padrino. Flora rimprovera Inigo e troppo vicino a Leonor. La scomparsa di Velilla, il capo della sicurezza del palazzo, mette in agitazione Silvia. Casilda e Martin, felici di festeggiare il loro anniversario, intanto invitano tutti i ricchi del quartiere alla cerimonia. Antonito si offre di pagare il vestito al suo amico. I minatori intanto marciano verso la città, pronti a portare scompiglio. Diego parte con loro. Blanca è sempre più in crisi. Haim, incoraggiato da Ursula, decide di parlare con suo figlio. Susana si offre di creare un abito da sposa per Casilda, ma è costretta a venderlo a Silvia a causa del suo matrimonio imminente. Anticipazione una vita, puntate di giugno 2019. Rosina viene arrestata. Quando finalmente Diego e Blanca riescono a stare da soli,
la donna gli confessa la violenza sessuale subita da Samuel, per il quale ormai non prova più assolutamente nulla. Rosina viene a sapere da Liberto del suo bacio con Flora, sempre più presa da suo marito. La donna va su tutte le furie e decide di vendicarsi denunciando il fatto alla polizia. Ma la rabbia prende il sopravvento e a seguito di una lite furibonda in piazza davanti a tutti, quella che finirà in carcere sarà proprio Rosina. Una volta in prigione la donna si rifiuta categoricamente di ricevere le visite del marito, anzi pensa che per lei sia meglio essere in quel momento in carcere piuttosto che fuori, tant'è la sua rabbia contro di lui. Samuel da un po' di tempo è in balia dei rimorsi per aver ucciso suo padre ed è quasi sul punto di confessare tutto a Mendez, ma Ursula riesce a dissuaderlo. La disenta, infatti, insieme a Diego e Blanca, intendono fuggire lontano per poter stare finalmente insieme in libertà. Aldai dimentica addirittura i suoi piani di uccidere Vinas. Leonor decide di aiutare la coppia ad andar via e dona loro un'ingente somma di denaro utile per il pagamento delle spese. Aldai provoca Felipe in villa per poterlo salutare prima di partire, ma l'uomo non si rende conto che qualcuno lo sta seguendo. Si tratta di un cameriere assolto da Samuel. In paese si sparge la voce del bacio tra Flora e Liberto e la notizia fa molto scalpore, mentre Rosina si trova ancora in prigione. Leonor, ancora presa dal ricordo di Pablo, non riesce a vivere appieno la sua storia con Inigo e decide di allentare un pochino la loro relazione. Intanto Rosina, in prigione, non ha un comportamento corretto e viene spostata in isolamento. La polizia si reca a casa di Diego dopo aver avuto la soffiata da Samuel su dove si trovasse. Il giovane Aldai riesce a sottrarsi al tentativo di arresto da parte degli agenti, ma non può fare a meno di lasciare andare Blanca, prelevata e riportata da Samuel. La cioccolateria di Inigo e Flora viene snobbata da tutto il paese proprio a causa dello scandalo del bacio con Liberto. Anticipazione una vita, puntate di giugno 2019. Rosina dal carcere medita la sua vendetta. Don Felipe decide di aiutare Diego e Blanca ad andar via, ma non tutto andrà per il verso giusto. Rosina, ancora in carcere, riesce a fare amicizia con le guardie e valuta seriamente di rimanere dentro per tramare indisturbata la sua vendetta. Anche Casilda sta vivendo un periodo particolare. L'aescolano infatti ha un atteggiamento alquanto irrispettoso e fuori dai canoni, che riguarderebbero il rispetto del lutto per la morte di Martin, e sta anche molto trascurando il suo lavoro. Ursula ultimamente sta avendo dei flashback sul suo passato che la stanno facendo molto soffrire. In particolare ricorda di quando fu abbandonata dai genitori nonostante avesse due bimbe piccole. Blanca cerca di starle vicino anche se ancora non ha ben compreso che cosa turbi la madre. Diego chiede aiuto a Felipe di poter liberare Blanca e fuggire insieme. Alvarez Hermoso sta cercando di capire, coadiuvato da Celia, come poter far andare via la donna dalle grinfie di Samuel e Ursula. Fabiana cerca di comprendere meglio le ragioni che stanno alla base del comportamento strano di Casilda degli ultimi tempi. Arturo non è più ben visto in paese dopo le sue frequentazioni con Silvia, che si offre di aiutarlo. Riera è sempre più preso da Carmen. Ormai la situazione gli è proprio sfuggita di mano e non riesce a controllare i suoi sentimenti per la cameriera, che però si sente molto frenata in quanto teme la vendetta di Ursula se dovesse scoprirli. Nel frattempo però sarà Blanca a chiedere aiuto a Carmen di farla fuggire da quella casa maledetta. Nel frattempo Felipe ha un piano per liberare Blanca e lo comunica a Diego. Rosina accetta la visita in carcere di Leonor. Arturo e Silvia si rendono conto del fatto che non potranno mai stare insieme. È arrivato il momento di mettere in atto il piano di Alvarez Hermoso per salvare Blanca.
Diego riesce a entrare a casa di Ursula mentre Trini e Celia cercano di distrarre la disenta. Ma Samuel scopre tutto e arriva proprio quando suo fratello sta per portare via la donna. Come reagirà il perfido Aldai di fronte al fatto che suo fratello e Blanca volessero ingannarlo? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.